Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi per la cucina delle feste natalizie inizieremo subito a preparare il nostro primo piatto, un antipasto, alberello di Natale con cappe sante. Guardiamo gli ingredienti: delle cappe sante, del prezzemolo, dei pomodorini seccati in forno, olio, sale, pepe e del rosmarino. Iniziamo subito a fare le due salsette per guarnire le nostre cappe sante. Prendiamo il pomodoro, lo inseriamo dentro un frullatore, mettiamo dell'olio d'oliva, un po' di sale. Adesso la salsa è pronta, la salsetta di pomodoro confitto ha preso la sua consistenza, noi adesso la inseriamo in un sacchetto. Adesso iniziamo a fare la salsetta con il prezzemolo, dell'olio d'oliva, un po' di sale e un po' di pepe. Cuciniamo le cappe sante. La padellina bella calda, un filino di olio, profumiamo l'olio con un rametto di rosmarino e mettiamo le cappe sante. Intanto che le cappe sante si cucinano, noi apriremo un melograno per fare una guarnizione. Adesso è tutto pronto. Prendiamo una pietra di ardesia e componiamo il piatto. Iniziamo con la salsetta di pomodori. Adesso prendiamo la salsetta di prezzemolo, mettiamo le cappe sante sul nostro alberello di Natale e adesso andiamo a terminare l'alberello di Natale. Aggiungiamo qualche granello di melograno, l'albero di Natale con cappe sante e salsetta di pomodorini secchi e prezzemolo è pronta.